11:59, buongiorno, bentornati al TG2000. Subito i nostri titoli. Non è giusto parlare di slam violento ed ancora una Polonia speciale perché una Polonia invasa dai giovani. Con queste parole Papa Francesco ricorda l'esperienza vissuta a Cracovia durante la GMG sul volo di ritorno verso Roma. Imam in chiesa in Francia e in Italia. La comunità islamica accoglie l'invito a partecipare alle celebrazioni della domenica e i musulmani riempiono i luoghi di culto per dire no al terrore. Bambini maltrattati all'asilo, due arresti a Milano, è accaduto in un nido del quartiere Bicocca, in manette il titolare e la coordinatrice dell'istituto. E allora andiamo proprio a Cracovia, in Polonia, la città di Giovanni Paolo II si è destata stamani con nel cuore l'appello di Papa Francesco, ascoltare, decidere, agire con coraggio, senza paura di andare controcorrente. È stato questo il richiamo lanciato nello stadio ai 20.000 volontari della Giornata Mondiale della Gioventù. E a Cracovia ci attende il nostro inviato Vito De Torre. Buongiorno Vito. Buongiorno, buongiorno da Cracovia. Cracovia oggi è tornata ad essere una tranquilla cittadina. L'invasione pacifica e festosa di 1,5 milioni di ragazzi è soltanto un ricordo. Il Papa è rientrato in Vaticano ieri sera. E allora andiamo a vedere nel servizio di Paolo Fucili le parole pronunciate da Papa Francesco proprio durante il volo papale. Andiamo. Prima il grazie a padre Lombardi, da oggi ex direttore della sala stampa, poi ampia carrellata di argomenti con Islam e terrorismo su tutti. È un po' pericoloso dirlo, ma quando al centro dell'economia mondiale si mette il denaro anziché l'uomo... Questo già è il primo terrorismo. Intervista con la stampa al seguito ieri sul volo Cracovia-Roma, Francesco si concede a tutte le domande, leggere o impegnative. Ad esempio, perché lei parla di terrorismo ma senza pronunciare mai la parola Islam? A me non piace parlare di violenza islamica, perché tutti i giorni, quando sfoglio i giornali, vedo violenze. Qui in Italia, questo che uccide la fidanzata, un altro che uccide la suocera, un altro... E questi sono cattolici battezzati, sono violenti cattolici. Se io parlo di violenza islamica, devo parlare di violenza cattolica. E comunque in tutte le religioni ci sono gruppi fondamentalisti, ma non è giusto né vero dire che l'Islam è terrorista. Poi la caduta giovedì a Częstochowa senza conseguenze, assicura. Io guardavo la Madonna e mi sono dimenticato dello scalino. Per le nuove accuse al cardinale Pell, prefetto della segreteria per l'economia, parlerò dopo che la giustizia giudicherà. Repressione in Turchia dopo il colpo di Stato. Non ne ho parlato finora perché non sono sicuro di quanto è successo, ma quando c'è stato da dire qualcosa di spiacevole per la Turchia, l'ho detto. Infine GMG, giovani e Polonia. Mi piace parlare coi giovani. Sempre mi mettono in difficoltà perché... mi dicono cose che io non ho pensato o che ho pensato a metà. E in Polonia ho visto tanta gente bella ed entusiasta. I ragazzi qui a Cracovia sono andati quasi tutti via, ognuno è tornato nel suo paese, si possono incontrare qualche ragazzo, qualche ragazza alle prese con gli ultimi acquisti, gli ultimi souvenir, ma adesso l'attenzione, la testa è già a Panama, sede della prossima giornata mondiale della gioventù. Lo ha ufficializzato ieri Papa Francesco, la chiesa panamense ovviamente è vive un momento di grande gioia. Noi ieri abbiamo incontrato il cardinale Lacunza, cardinale appunto di Davide. Di Panama. Andiamo a vedere questo servizio sulla prossima GMG a Panama. Vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panama. Ci vediamo tutti a Panama. 1,5 milioni di ragazzi e ragazze si sono salutati ieri pomeriggio dandosi appuntamento fra 3 anni in America Latina. Panama è il paese più piccolo ad ospitare una giornata mondiale della gioventù, appena 4 milioni di abitanti.
Los jóvenes que vengan de otros países van I giovani che verranno da tutto il mondo incontreranno il Papa e poi saranno curiosi di conoscere i panamensi e quindi per noi sarà un'occasione da sfruttare al meglio. Los jóvenes panameños tienen que sentirse también muy motivados. La Chiesa panamense vive questo momento con grande gioia. Il Cardinal Lacunza già indossa lo zainetto da pellegrino e non dimenticherà mai quando ieri Francesco gli ha ufficializzato la decisione di Panama 2019. Io stavo nella prima fila. Prima della messa, Papa Francesco si è avvicinato a me, mi ha stretto la mano e mi ha detto sorridendo: congratulazioni. E così ho capito che era cosa fatta. Era stato tutto approvato. De che la cosa già stava approvata. Ma torniamo alla giornata di ieri, perché le immagini della messa di Papa Francesco celebrata al Campus Misericordia davanti a 1,5 milioni di ragazzi, quelle immagini sono indimenticabili. Andiamo quindi ad ascoltare le interviste realizzate dal collega Nicola Ferrante, raccolte nel servizio di Silvio Vitelli, servizio col quale io vi restituisco la linea. Da Cracovia è tutto. Mi è piaciuto soprattutto quello che ha detto oggi durante la predica. Ci ha detto di ogni mattina ringraziare il Signore. Signore, ti ringrazio perché mi ami. Fammi innamorare della mia vita. Dobbiamo essere seminatori di speranza e che per fare ciò non possiamo stare seduti sul divano. La divano felicità è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più. Dobbiamo alzarci e mettere le scarpe ai piedi e metterci in movimento, andare oltre, andare nel mondo ed allargare gli orizzonti. Non lasciare agli altri decidere per il mondo, ma impegnarci noi, alzarci dal divano e cambiare il mondo. La GMG si respira un'aria di gioia, di festa, di solidarietà, di vita cristiana, che però non può e non deve finire con la fine della GMG, ma la GMG deve continuare e dobbiamo portarla a casa e portare a casa questo spirito. Panama, sì, ci stiamo pensando, già ci stiamo pensando. Ci andremo. Io non so. Si voy a estar en Panamá, pero les puedo asegurar una cosa, que Pedro va a estar en Panamá. Pedro sarà in Panama, San Pietro sarà in Panama, ci spostiamo in Francia, alta l'adesione alla proposta inedita della comunità islamica francese. Ieri i musulmani d'Oltralpe hanno partecipato in massa alle celebrazioni domenicali in segno di solidarietà per l'assassinio di padre Jacques Hamel in chiesa nei pressi di Rouen. Il servizio è di Antonio Soviera. Una giovane donna e sua figlia depongono fiori davanti alla chiesetta normanna di Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino Rouen, in ricordo di padre Jacques Hamel, l'anziano sacerdote brutalmente assassinato 5 giorni fa da 2 giovani terroristi. All'interno diversi fedeli islamici partecipano alla messa al fianco dei cattolici. Qui siamo nella cattedrale della città. Almeno 2000 cattolici e un centinaio di musulmani siedono tra i banchi per la celebrazione eucaristica nell'ultima domenica di luglio. Unità e fratellanza di fronte alla barbarie, questo è il motto dell'iniziativa promossa dal Consiglio francese del culto musulmano, subito dopo la morte di padre Jacques, che ha commosso la Francia laica. Ci spostiamo nella Basilica di Saint-Denis, sobborgo nella periferia nord di Parigi, non molto distante dallo stadio di calcio, teatro dell'attacco dei jihadisti nello scorso novembre. Anche qui diversi fedeli islamici locali partecipano alla messa. È un messaggio fondamentale per l'unità, afferma Yad, islamica. Daniela è cattolica, sta dicendo: sono davvero soddisfatta che abbiamo invitato i musulmani, anche noi condividiamo il loro dolore, il dolore di tutti coloro che soffrono in ogni modo. L'iniziativa ha riscosso molto successo, ma le indagini sono ancora aperte, la soluzione del caso è ancora lontana, con i francesi che chiedono con insistenza: si poteva evitare?
E ieri l'Islam ha varcato la soglia anche delle chiese italiane, da Milano a Roma, da Firenze a Bari e Catania. Imam e credenti musulmani, circa 20.000, erano nelle chiese assieme ai cristiani e non sono mancati messaggi di pace e momenti di grande commozione. Beatrice Bossi ha seguito l'esperienza romana. Basilica di Santa Maria in Trastevere, nel cuore di Roma. Come ogni domenica alle 10.30 è in programma la messa del mattino. Ma ieri tra i banchi sedevano anche alcuni imam che hanno accolto l'invito della comunità musulmana francese di recarsi in chiesa. Un gesto di solidarietà con i cristiani dopo l'eccidio di Rouen. Ma una solidarietà con, diciamo, con tutti i sangue, con tutto il sangue, con tutta l'umanità. Noi nella prima linea per combattere il terrorismo. Perché sapete che il terrorismo, quando la prima persona che lo vedi, sicuramente che vede il musulmano che va contro loro. Quindi noi nella prima linea di combattere il terrorismo, questa è la realtà. L'atmosfera è densa, il momento è importante. Lo sanno bene anche le decine di fedeli che hanno partecipato all'iniziativa. Fratelli musulmani al fianco di quelli cristiani. Il miracolo dell'integrazione ieri a Roma sembra essersi compiuto. Nel momento delle letture, il Vangelo secondo Matteo mette al centro versetti di umiltà e generosità. Tutti attenti con il naso all'insù verso il pulpito dal quale parla il sacerdote. Per tutta la durata della celebrazione, gli imam ascoltano in silenzio, seduti al loro posto. Si alzano e partecipano solo in un momento, lo scambio della pace. La messa finisce alle 11.45. Tocca ai rappresentanti della comunità islamica ora parlare. Le loro parole rimbombano forti tra le navate della chiesa. Sono parole che sollevano gli spiriti e che condannano la violenza e il terrore. Che la pace sia su di voi. Questo è il saluto islamico quotidiano che si scambia. La pace è una cultura dell'Islam. Il nostro profeta ci ordina di diffondere la pace ovunque. Provvedimento di espulsione in Lombardia per un 26enne pakistano sospettato di avere legami con il terrorismo. Secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe un aspirante combattente che avrebbe già prestato giuramento di sottomissione al califfo. Il giovane magazziniere è stato bloccato dai carabinieri a Wapri Odadda. Tra i suoi potenziali obiettivi, secondo gli investigatori, ci sarebbe stata una rivendita di alcolici. Il pakistano, sposato con una connazionale, era arrivato in Italia nel 2003. Aveva frequentato le nostre scuole e aveva un lavoro fisso in un negozio. Ora è al CIE in attesa di allontanamento. L'ordine di espulsione è stato emesso dal ministro dell'Interno Alfano. E restiamo in Lombardia, a Milano. Ci attende il nostro Luciano Piscaglia per raccontarci una brutta storia di cronaca. I carabinieri hanno arrestato il titolare e la coordinatrice di un asilo nido con l'accusa di maltrattamenti, percosse e lesioni nei confronti di bimbi molto piccoli. Luciano, buongiorno. Buongiorno, sono in grado di darvi i nomi dei due arrestati. Si chiamano Enrico Luigi Piroddi, 35 anni, e Milena Ceres, 34 anni. Sono entrambi italiani, entrambi incensurati. Sono rispettivamente il titolare e il coordinatrice di un asilo nido nel quartiere Bicocca, in Viale Sark, nella zona nord di Milano, a poche centinaia di metri dalla sede universitaria di Milano Bicocca. I due sono ritenuti responsabili di maltrattamento ai danni di minori, di bambini di età inferiore ai 10 anni, di percosse e di lesioni personali. Secondo le indagini, che sarebbero state documentate anche da telecamere nascoste, avrebbero legato i bambini con cinghie alle sedie, li avrebbero chiusi al buio in piccole stanze e li avrebbero trattenuti lì dentro terrorizzandoli. In un caso, ed è il caso che ha fatto scattare l'arresto, ci sarebbe stato anche un morso da parte, abbiamo compreso, della donna, della coordinatrice, ai danni di un bimbo di 2 anni. Gli arresti sono già stati convalidati dal GIP, sono avvenuti il 27 luglio scorso. Al momento dell'intervento dei carabinieri nell'asilo erano ospitati 9 bambini. La struttura normalmente ospita bambini dai 2 mesi ai 3 anni.
L'istituto fa parte di una catena in franchising, la Baby World, una catena che ha una decina di istituti a Milano, una ventina in provincia di Milano, ma anche altri istituti in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Come dicevo, è in corso la conferenza stampa, in una delle prossime edizioni del telegiornale saremo più precisi su come le indagini si sono svolte e sulle conseguenze per i due arrestati. Grazie a Luciano Piscaglia. Ed oggi è una giornata di scadenze che coinvolge moltissimi docenti della scuola. Chiamata diretta, mobilità, trasferimenti e tempi strettissimi. Tutte le novità nel servizio di Luigi Ferraiuolo. Il sistema dei presidi che assumono direttamente i docenti con scelta motivata parte oggi con le prime 60.000 cattedre assegnate per chiamata, ma diventerà la regola in futuro. Invece a settembre 30.000 nuovi insegnanti assunti per concorso saranno inseriti negli ambiti territoriali, da cui verranno selezionati in futuro dai capi di istituto. E dal prossimo anno tutti i trasferimenti e le assunzioni seguiranno il criterio della individuazione per competenze dei professori e della chiamata diretta. La riforma della scuola entra nel vivo su uno degli aspetti più innovativi, il reclutamento degli insegnanti in base ai curriculum e non più per graduatorie e anzianità. I 60.000 docenti assunti ad agosto sono quelli della cosiddetta mobilità, una mobilità che per molti meridionali sarà dolorosa, con decine di migliaia di insegnanti del sud che a settembre dovranno trasferirsi per almeno 3 anni al nord. Ben 4.900 nuove maestre campane su 5.800 dovranno andare fuori regione. Intanto i presidi lanciano un allarme, tempi strettissimi, così si rischia il caos, mentre arrivano buone notizie per i laureati in scienza della comunicazione. Ci sarà una materia esclusivamente per loro nelle scuole superiori. Era il nostro ultimo servizio, il TG2000 torna come di consueto alle 18.30 dopo il Rosario da Lourdes. Vi ricordo che potete rivedere questa edizione di Singoli Servizi attraverso il sito www.tv2000.it. Grazie per averci seguito e buona giornata.